Lui è Bruno Rossi, con la moglie Franca, è dal 2 agosto del 2011 che cerca verità e giustizia per la morte della figlia Martina, che aveva solo 20 anni, quando è precipitata dal sesto piano di un hotel a Palma di Mallorca. Questa è Martina, sulla vecchia 500 nostra, rossa. Era una ragazza bella, intelligente, cara, brava. Decide di partire con due amiche e di andare a Palma di Mallorca. Martina arriva, il 2 agosto sta sulla spiaggia con le sue amiche, contenta, serena. Conoscono in quel posto, nell'albergo, quattro ragazzi di Arezzo. Queste due ragazze tranquillamente gli piacciono, hanno trovato i due ragazzi di Arezzo. In una camera, diciamo così, dove Martina dispari. Lei, sono le 6:30 del mattino, torna su, sale e va da questi altri due ragazzi che sono di sopra. Hanno allungato le mani, gli hanno tolto i calzoni da dosso e allora Martina scappa e scivola e cade. Nessuno mi dice, finché arrivo lassù, come è morta, nessuno. La polizia mi ha detto, tua figlia era in camera con due, li ha aggrediti questi due e si è buttata giù dalla finestra. E evidenziavano contraddizioni macroscopiche, come si può pensare che impazzisca una ragazza così? Che impazzisca e aggredisca due persone in camera e voli giù dalla finestra senza calzoni. Basterebbe a volte solo un'analisi di buonsenso e un giudice che fosse andato a vedere che cosa è successo. Nessuno che sia sceso, che gli abbia dato qualcosa da bere. Lei che rantolava, che era ancora viva, che batteva così. Ecco, è stata anche una morte tragica. E se fosse stato un gatto, vedi, forse avrebbe avuto anche più pietà dopo quello che era successo, e non ce l'ha avuta nessuno. La polizia spagnola liquida il caso come un suicidio, la famiglia presenta un esposto in Italia e dopo mesi e mesi di indagini il processo ha inizio ad Arezzo nel 2014. Passano altri 4 anni di udienze, perizie e rinvii. La sentenza di primo grado arriverà soltanto nel dicembre del 2018. Dice che i due ragazzi sono colpevoli di aver arrecato la morte di Martina, di averla aggredita, di averle tolto gli indumenti e di aver causato la sua morte, insieme la sua morte. E loro interpongono appello, pensa a te, cercano di arrivare alla prescrizione. Una delle cose più gravi da subito era l'omissione di soccorso. È stato il primo, no, che se n'è andato, diciamo così, senza prescritto, come chiamano loro, no? Dopo 8 anni vanno in prescrizione anche la morte di una persona addirittura. L'ultima svolta questo 28 novembre, quando la Corte d'Appello di Firenze dichiara l'avvenuta prescrizione per l'accusa di morte come conseguenza d'altro reato. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi erano stati condannati per tentata violenza di gruppo e morte come conseguenza di altro reato. 6 anni ciascuno, 3 per ogni reato. La seconda accusa è caduta sotto la tagliola della prescrizione. Resta in piedi soltanto la tentata violenza sessuale di gruppo. Ovviamente poi resta l'ipotesi che siano assolti. Una cosa certa è che l'unica risposta che la giustizia italiana ha saputo dare alla morte di Martina è la prescrizione dopo 8 anni.